Mariella. Praticamente tutta questa zona qui è tutto il deposito delle bioballe che vengono formate lì al polo tecnologico. Ah, quindi, scusi, da questa parte di qua sono i rifiuti urbani? Dove ci sono i teli, praticamente rifiuti industriali, da questa parte okay. Rifiuti urbani, tutta questa zona. Là c'è il Navilotto dove eravamo prima, sì. Quindi da questa zona al Navilotto saranno tutta la zona che verrà scavata per fare le due nuove discariche. Esatto. Verrà quel fabbricato che verrà abbattuto e tutto praticamente il confine della discarica, lato sud, lato diciamo provincia di Vercelli, e sarà proprio praticamente arriva fino alla stradina che costeggia il Navilotto. Capito, come siamo sbucati prima vicino, esatto, al polo tecnologico. Esatto, di là, diciamo dalla stradina del Navilotto, arrivare fino a queste discariche qui, sarà tutta la nuova zona di scavo per le due nuove discariche. Siamo sul confine della cava Cascina Mandria, una cava che ormai è giunta a fine coltivazione, praticamente hanno estratto tutta la ghiaia e sabbia che era stata preventivata a progetto. Quindi a fine coltivazione cosa succede? Che finisce la coltivazione della cava e in quella zona verrà praticamente estesa, ci sarà un ampliamento di questa cava. Praticamente la strada che prima congiungeva la rotonda, quindi la statale che da Santià porta a Cavaglià e arrivava alla Mandria, viene eliminata e tutta questa parte che adesso voi vedete coltivata diventerà anche questa una cava. Zona della Cascina Mandria e sono anche le mosche. Difatti c'è stato un contenzioso proprio col polo tecnologico dove si è fatto notare che in questa zona c'è un aumento smisurato delle mosche sia d'estate che d'inverno. Sì, sì. Cioè, sì, poi praticamente questo inverno che non ha fatto freddo, le mosche erano come sono adesso. Loro si sono preoccupati sì di mettere qualche trappola in giro, però in effetti il problema mosche continua a sussistere. Sì. Quindi, sì, perché loro vengono a disinfettare, però è anche tutte le settimane è anche dannoso anche per noi. Cioè, mia suocera si deve chiudere in casa perché proprio sta proprio male, lo patisce più degli altri. E non, come vedete qui c'è un problema allora di mosche, di biogas, che sì, praticamente l'odore non si sente, ma anche il problema d'odore, che qui d'estate diventa molto molto difficile respirare. Il problema delle due nuove discariche che rispetto a quelle esistenti si avvicinano ancora di più alla Cascina Mandria. Per un caffè non si può più, assolutamente. Più, Cioè tu ti siedi lì davanti per prendere un caffè e non puoi mettere le tazzine sul tavolo. Non ricordo, ma allora noi come gruppo di carnevalesco veniamo sempre... A febbraio. Comunque a febbraio, qui cioè, tu dici a febbraio mosche non ce ne sono. Qui ci sono anche a febbraio le mosche. Sì. Cioè io devo... Anche con tutte le zanzariere possibili immaginare, ma entra. Sì, in qualche maniera si infila. Sì, 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 perché poi sei sempre su e giù, bene o male, appena ti infili, si infilano. Certo. A mangiare è un disastro, quindi, veramente. Anche se hanno fatto cose anche se no, però. Totale no, non è mai certo, totale. No. Se va bene per un po'. Va bene, sì. La cava, la discarica deve distare da un nucleo abitato minimo 500 metri. Si tratterà di verificare esattamente se diciamo, la pertinenza, quindi questo orto rispetto al dove ci sarà la nuova discarica, ci sono i 500 metri oppure no. Cioè, a occhio e croce secondo me non ci sono, però misurandoli con Google sono 500, però lì quindi bisogna diciamo prendere, è proprio al limite. Proprio prendere una bindella da geometra e misurare fisicamente quanti metri ci sono dall'ultima pertinenza della Cascina Mandria, l'orto diciamo, alla dove era l'antico letto della Dora, che era lo scaricatore del ghiacciaio che si trovava diciamo sulle prime prealpi qui diciamo nella zona di Ivrea, no? Sì. Allora ha lasciato praticamente per 30 metri un deposito di ghiaia e di sabbia finissima, purissima, cioè la ghiaia e la sabbia che tolgono di qua non ha bisogno di pochissimo trattamento, proprio perché tu vedi è già perfetta, è già perfetta. No? Non c'è commistione con terra, non è niente, è ghiaia e sabbia allo stato puro. Infatti il problema è che è un giacimento ricchissimo questo qui e fa gola diciamo a tutti gli industriali che cominceranno a scavare per portarsi nella zona diciamo nuova dell'altra parte. Quindi, che vedete qui diciamo, è la prima parte del recupero ambientale della cava
praticamente è a fine coltivazione. Allora, partendo di qua, poi dovranno, diciamo, riportare della terra fertile mezzo metro sul fondo della cava e di lì rinaturalizzare la cava, che rimarrà sempre una parte, diciamo, noi la chiamiamo il bosco dantesco, perché sarà un qualcosa dove cresceranno tante sterpaglie in un buco profondo, dove vengono conferite tutta la parte indifferenziata della raccolta dei rifiuti urbani della provincia di Vercelli, viene conferito in questo stabilimento, vengono essiccati e alla fine compattati tutti i rifiuti, quelle che vengono chiamate bioballe, che poi vengono posizionate nella discarica che vediamo là di fronte. Allora, di là in avanti verranno scavate le due nuove discariche che andranno ad appoggiarsi sulle discariche già esistenti. Quindi due nuove discariche, una da 360.000 metri cubi, che è la parte privata, quindi rifiuti speciali non pericolosi, quindi industriali. L'altra parte invece sarà quella società mista pubblico-privata, dove verranno posizionate tutte le balle, le bioballe provenienti dalla raccolta indifferenziata dalla provincia di Biella, e verranno posizionate nell'altra discarica da 240.000 metri cubi. Adesso si tratterà appunto di vedere se le due discariche, rispetto a dove siamo partiti noi, ci sono effettivamente i 500 metri di distanza. E anche da verificare appunto la barriera idraulica che loro hanno previsto come emergenza nel caso di inquinamento delle falde. Quindi verranno scavati, una parte di pozzi sono già esistenti, verranno scavati altri 4 o 5 pozzi, che hanno una portata singola, ogni pozzo, di 1800 metri o 1800 litri al minuto. Quindi se moltiplichiamo per 9 viene all'incirca 18.000 litri al minuto di acqua che viene estratta, inquinata, perché serve appunto per, diciamo, per eliminare la fonte di inquinamento. Ci domandiamo tutta questa potenza d'acqua dove viene messa, nel Navilotto, che quindi andiamo ad inquinare oltre, cioè togliamo acqua inquinata dalla falda per ributtarla in superficie, è un controsenso. Diciamo, è la parte, il retro della discarica rispetto al polo tecnologico dove ci trovavamo prima. Questa è rifiuti industriali, praticamente rifiuti speciali non pericolosi. Vedete, praticamente adesso questa è una collina alta circa una quindicina di metri. Dovete immaginare che però qui sotto c'è un buco profondo 30 metri. Adesso andiamo un po' più avanti là, si vede esattamente, perché da quella parte c'è una cava di edilcave, praticamente a fine coltivazione, e si può notare proprio la profondità del buco, che è praticamente uguale il buco che esiste sulla destra rispetto al buco che è stato riempito facendo una discarica che c'è sulla sinistra. Allora, le due discariche Cavalià, praticamente rifiuti industriali e quella che c'è sempre addossata a questa, rifiuti urbani, praticamente in totale sono circa 2 milioni di metri cubi di rifiuti abbancati in questa zona. Poi, un po' più si può apprezzare quant'era profonda la discarica, che adesso voi vedete come una collina. In effetti, in origine era una cava come questa, cioè con una profondità di circa, qui sono 25-27 metri. Allora, in origine quella che adesso vedete voi come una montagna di rifiuti di scarica era un buco di questo genere. Adesso praticamente il buco è diventato una collina a tutti i rifiuti. Prima ci stavi spiegando, sì, come funziona. Allora, questi tubi che vedete qui sono i tubi, i posti per l'estrazione del biogas. Nella discarica di Cavaglià il biogas in parte viene estratto e disperso in atmosfera, esempio questo. Una parte invece, il biogas, viene recuperato, vedete quei tubi là praticamente sono chiusi, c'è un tubo che parte dal posto di estrazione del biogas, il biogas viene recuperato in una centralina che viene in parte utilizzato per il funzionamento del polo tecnologico, scarica di Alce.
che praticamente sono tre discariche in un solo grande ex cava. Praticamente quella che vediamo di là è la discarica ex, chiamiamola Alice 1, rifiuti industri urbani, diciamo portati negli anni 80-90, ed è la discarica che proprio nell'angolo che vediamo sulla nostra destra c'è la fonte di inquinamento della prima falda acquifera sotterranea, quella a 40 metri. Questa qui che vedete coperta dai teli, che diciamo tutta la parte di discarica, conseguenza della bonifica, se così vogliamo chiamarla, della discarica che perde, al fondo dall'altra parte abbiamo invece la discarica, quella di rifiuti industriali, sempre portati dagli anni 80-90. La parte in mezzo invece è la parte 1.200.000 metri cubi di rifiuti, cioè, pardon, 800.000 metri cubi corrispondenti a 1.200.000 tonnellate di rifiuti per la bonifica. Di materiale ferroso che era stato scaricato, non si capisce bene se abusivamente oppure autorizzato, negli anni, inizi anni 80. Quindi anche questa qui si tenta di farla passare come una bonifica, nel senso che la ditta ha proposto di togliere tutto, diciamo, il materiale che c'è Che sul è stato fondo di buttato sul questa cava, fondo, che sono sì. circa 2.000 metri cubi di roba, tirarla fuori, fare l'impermeabilizzazione, quella lì che ha dato i frutti nella Dalla discarica sì, che che sta perde, perdendo, esatto, ok? e poi rimettere quei rifiuti lì e insieme altri 500.000 metri cubi da portare qui. Quindi praticamente diciamo 700-800.000 tonnellate di Di rifiuti. rifiuti. Questi qui rifiuti speciali, quindi non c'entra niente rifiuti urbani, qui non c'è Sì, ancora l'alibi, un'altra cioè non sappiamo categoria. dove mettere i rifiuti. Questi qui sono tutti rifiuti industriali, quindi che non hanno niente a che vedere con i rifiuti urbani dalla raccolta differenziata che facciamo nelle nostre città. In questo caso la provincia di Vercelli quanto tempo ha per pronunciarsi sul Allora, qui progetto? sono già state fatte due conferenze dei servizi, l'ultima conferenza dei servizi di un mese fa, adesso l'hanno rinviata.